Prova. Buonasera. Aspetta Luigi. La lettura. Quelli da lettura. Quelli da lettura. Inizio alla seduta del Consiglio Comunale e chiedo al segretario di fare l'appello. Io avvio Sarlacco. Presente.
Barbara Battista. Presente. Cristiano Grimaldi. Presente. Marco Di Luzza. Presente. Sergio Proia. Presente. Gianfranco Rauzzo. Presente. Luigi Bianchi. Presente. Piero Landini. Giuseppe Pistilli, Luigi Bianchi, sì. Rocco Battista. Sì. Possiamo iniziare allora a trattare. Prima di iniziare la seduta conciliare, visto che ieri è stata la giornata del ricordo delle foibe e ne ha parlato anche il Presidente della Repubblica, e in tutti i comuni c'è stato qualche avvenimento, io propongo un minuto di silenzio per questa cosa. Già abbiamo previsto questa cosa, ne parlerà adesso il sindaco nel punto numero 2 della comunicazione. Già abbiamo previsto questa cosa. Sì, prendiamo atto. A inizio seduta si fanno queste cose. Secondo punto, con l'elezione del sindaco anche prendiamo atto. Prendiamo atto del consiglio del consigliere Pistilli propone queste cose. Punto numero 1, approvazione verbale seduta precedente. Visti i verbali consigliari pubblicati, contrassegnati al numero 1 e al numero 14 dell'11 gennaio 2016, considerato che nei tempi e con le modalità previste dal regolamento non sono state presentate osservazioni né richieste di rettifica in merito alle suddette deliberazioni, chiedo al Consiglio Comunale di deliberare l'approvazione del verbale del voto precedente. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, quindi nessun contrario, delibera, si delibera di approvare il verbale della seduta precedente dell'11 gennaio 2016, contrassegnato dal numero 1 al numero 14. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco. Sì. Buonasera a tutti. In merito alla richiesta del consigliere comunale di minoranza Giuseppe Pistilli sul pagamento delle spese di giudizio dovuto da alcuni dipendenti comunali, come sancito dal Tribunale nel 2013, si informa che sono state date le disposizioni agli uffici per il recupero delle somme, consentendo la massima rateizzazione temporale consentita dalla legge. La stazione di carabinieri di Fontanaliri organizza, in collaborazione con la parrocchia di Santa Barbara e il comune di Fontanaliri, assessorata ai servizi sociali, delle attività di incontri per informare anziani e fasce deboli sulle possibili truffe e reati predatori. Si sono svolti già 2 positivi incontri, il prossimo appuntamento è per sabato 13 febbraio alle ore 15 presso le ex scuole elementari di Fontanaliri Superiore. Ringrazio il parroco Don Pasqualino, la Regione Carabinieri Fontanaliri e il Vice Sindaco Assessore ai Servizi Sociali per l'iniziativa. Domenica 31 gennaio l'amministrazione comunale di Fontanaliri ha organizzato la raccolta dei rifiuti ingombranti, servizio ecologico. Volevo ringraziare gli uffici preposti, il personale coinvolto e in particolare il delegato all'ambiente, il consigliere comunale Pierluigi Bianchi, per aver coordinato in maniera attenta il servizio. Si è svolta domenica scorsa la sfilata dei carri allegorici del Carnevale, promossa dal Comune di Fontanaliri, assessorato allo spettacolo, coordinato dal Prologo, con la collaborazione di molte associazioni. I miei complimenti a tutti i partecipanti, agli organizzatori e un grazie all'assessore allo spettacolo Marco Di Luzza per la bella iniziativa. Il 27 gennaio si è svolta la giornata internazionale della memoria, o giorno della memoria, anniversario della liberazione del 1945 del campo di Auschwitz, una giornata di riflessione per ricordare quanto avvenuto, per far sì che simili eventi non possano mai ripetersi in futuro. Il 27 gennaio 1945 i soldati dell'Armata Rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz e liberavano i prigionieri sopravvissuti allo sterminio del campo nazista. Le truppe liberatrici, entrando nel campo di Auschwitz, scoprirono e svelarono al mondo intero il più atroce orrore della storia dell'umanità, l'Olocausto. Dalla fine degli anni 30 al 1945 furono deportati e uccisi circa 6 milioni di ebrei. Abbiamo il dovere di ricordare e tramandare ai posteri affinché tragedie del genere non si ripetano mai più.
Ieri, 10 febbraio, si è celebrato il giorno del ricordo dedicato alle vittime delle foibe e all'eccidio della popolazione italiana istriano-dalmata. Dal 2005 la giornata del 10 febbraio è dedicata al ricordo dell'eccidio avvenuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. C'è stato un tempo, infatti, in cui a fuggire dagli orrori della guerra furono il sogno di una vita migliore, erano proprio gli italiani, in particolare le popolazioni della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia, terre passate alla Jugoslavia dal maresciallo Tito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in seguito al Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. È un dovere ricordare, non tanto per ricordare chi ha fatto male a chi, ma piuttosto per riflettere su come la violenza richiama sempre violenza, su come poi le ragioni di una parte o dell'altra rischino di perdersi in un vortice di azioni e reazioni che confondono e non permettono di guardare il nocciolo della questione. La violenza di cui l'uomo è capace quando si dimentica chi ha di fronte è semplicemente un altro uomo. Tutti i cittadini responsabili hanno il dovere di ricordare questi tragici avvenimenti, proseguendo nel percorso del dialogo e della pace. Nei giorni scorsi è venuto a mancare Franco Bianchi, padre del consigliere comunale Luigi. Rivolgiamo a lui e alla famiglia le più sentite condoglianze. Nei giorni scorsi inoltre è venuto a mancare anche il professor Marcello Reale, un apprezzato professore di geografia che è stato anche un consigliere comunale del nostro comune. Allora, accogliendo la richiesta del consigliere Pistilli per commemorare il giorno del ricordo, a cui possiamo aggiungere il giorno della memoria e anche i cari scomparsi, procediamo per un minuto di silenzio. Consiglio comunale. Giusto un mese fa io ho presentato una proposta al consiglio da valutare, approvare o rigettare di un problema sentito da molti cittadini che abitano sulle provinciali ed era la tassa della cosa, no? Perché avevo chiesto di fare approvare quella mozione per inviare alla provincia per far sì adesso o da comuni o da o insieme ad altri perché la provincia ha mandato già a tutti quelli che stanno sulla provinciale la tassa bloccata nel 2010. Però era stato promesso che comunque sia ne avremmo presidente l'avrebbe portata al consiglio successivo e che era questo, però non vedo perché non mi interessa questa cosa. Là c'è stato un problema per il fatto che la tassa, la COSAT
non è che era stata tolta, era stata sospesa nel 2010. Dopodiché sono state diverse, si sono susseguiti diversi momenti in cui per alcuni anni è stata eliminata e è stata ripristinata negli anni successivi. Quindi diciamo che la questione non era molto semplice da risolvere, quindi questo è il problema. Intanto era stata sospesa e comunque sia è stata ripristinata. E molti paesi hanno fatto quello che io ho proposto. Allora, l'approvazione o il rigetto della proposta comunque sia doveva esserci, ma non portarlo, non trattarlo questo non mi sembra un atteggiamento corretto morale. Allora, questa cosa la volete discutere o no? La volete approvare o la volete rigettare? Decidete quello che volete fare, ma non può essere ignorato. È stata la mia mancanza perché non ho trovato negli atti questa cosa, mi sono ricordato e quindi diciamo che non ho visto. Comunque al prossimo consiglio ne possiamo parlare, anche perché ci deve essere a breve un consiglio loro. Nel prossimo consiglio comunale ne possiamo parlare, è stata una mia manchevolezza non mettere il consiglio e vi assicuro che sarà a breve, non molto lontano, un altro consiglio comunale. Quindi ne discuteremo al prossimo consiglio. Va bene. Articolo 3, punto 3 all'ordine del giorno. Acquisizione e gestione tratto di pubblica amministrazione in via Pola. Determinazioni. Allora, è successo questo: sul territorio comunale in via Pola e alla località Ponte dei Corvi sono presenti 18 pali luce di proprietà dell'Agenzia Industria Difesa, pubblico intenderci. È interesse dell'amministrazione comunale intervenire nella manutenzione e nella gestione degli impianti di illuminazione pubblica siti in via Pola e Ponte dei Corvi. L'impianto di pubblica illuminazione oggetto di delibera è stato in origine realizzato per illuminare la viabilità che serve anche ai alloggi militari di proprietà dell'Agenzia Industria Difesa, prima stabilimento militare proprio. Il tratto che sta interessato è molto tortuoso e con molti punti pericolosi per la viabilità, soprattutto nelle ore notturne. Vista la richiesta di autorizzazione alla gestione della pubblica illuminazione di Pola e Monte delle Corvi, visto in particolare l'articolo 9 del suddetto decreto presidenziale 4 ottobre 86 numero 902 che testualmente prevede la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto gestione deve risultare dalla deliberazione del Consiglio Comunale adottata con la maggioranza di cui al precedente articolo 2, considerato che la gestione dell'impianto verrà resa indipendente con l'installazione di un contatore di fornitura di energia elettrica intestata al Comune di Contadinanzi. Abbiamo chiesto il parere del responsabile del servizio tecnico che l'ha dato. Si chiede di provvedere in merito. In pratica qua è successo che quella parte di illuminazione che va da Via Pola fino a Monte dei Corvi, che prima diciamo fornì al pubblico, adesso non è più possibile. Ci ha comunicato che loro non possono più permettersi di fare questa illuminazione visto i noti casi che hanno portato alla dismissione di una centrale all'interno del pubblico. E pertanto l'amministrazione comunale ritiene che in base a agli attivi abbiamo detto che debba testualmente e al più presto operare in modo tale da prenderne, acquisirne la gestione e per poter illuminare questa zona. Pertanto si chiede al Consiglio Comunale di dichiarare di avvalersi della facoltà di gestione di impianti di proprietà dell'Industria di Difesa di dimensione pubblica esistenti sul territorio comunale e precisamente di Apolle e Monte dei Corvi per le motivazioni che abbiamo già detto antecedentemente. E di dare, chiediamo al Consiglio Comunale di dare mandato al responsabile dell'area comuni pubblici, manutenzione ambiente di questo ente, per gli atti conseguenti la gestione di impianto che tratta attraverso l'installazione di un contatore di fornitura di energia elettrica intestato al Comune di Contadinanzi. Direi che la presente, va bene, vediamo dopo. Quindi chiediamo di deliberare al Consiglio di dichiarare la volontà di avvalersi della gestione degli impianti che si sono situati in questa zona. Prego. Allora,
prima domanda: perché è successo questo? Perché il direttore ha tolto la volontà della... No, perché in seguito all'incidente che si è verificato è stata posta sotto sequestro la centrale, dopodiché non potendo essere destinata per motivi tecnici, che l'amministrazione di Italia ha comunicato che non è possibile più, è stata proprio dismessa, sono state costrette a dismettere la centrale e pertanto non sono più in grado di fornire energia elettrica. Adesso nella zona Monte dei Corvi alloggio all'interno esiste un generatore. Un gruppo elettrogeno che a nafta che serve le due abitazioni, due o tre ormai sono rimaste da oggi, nonché l'immigrazione interna alla zona militare. Questa zona, che anche la militare che stava intorno, comporta per loro una spesa troppo grande, per cui si chiede al comune di partecipare alla spesa della nafta per il gruppo. Quindi, non è possibile. L'incidente ha provocato, determinato anche questa conseguenza. Ha fatto sì che loro prendessero questa decisione, sì. Non perché non c'è la possibilità che dal potrificio, dall'interno, possano rimandare la corrente alla linea. Ma il discorso è un altro. Questo è il posto. Un l'energia elettrica 18.1. No, al di là del costo della corrente e della richiesta all'Enel dell'applicazione di sintonizzatore e poi del consumo, al di là di questo, perché noi il consumo comunque lo pagavamo al proprietario. Non ha un costo immediato perché noi abbiamo chiesto l'acquisizione gratuita della linea elettrica. Significa che ci cedono gratuitamente i pali e la corrente elettrica dei 18 punti luce che stanno da Via Pola fino a Monte dei Corvi. Discorso un altro. All'interno del Monte dei Corvi, che è una zona recitata militare, perché dobbiamo andare noi a pagare la corrente? Non cediamo infatti là, però loro continuano a tenere il gruppo elettrogeno per le case all'interno del Monte dei Corvi. Zona esterna fino alle scuole elementari, l'ultimo palo della luce è davanti alla scuola elementare con le fontane. Monte dei Corvi significa che è periferia. Allora, prima hai detto troppo di domande che loro non possono più sobbarcarsi un onere dicono è elevato. Sì. Perché c'è questo consumo di corrente all'interno anche di Monte dei Corvi? No, all'interno del Monte dei Corvi funziona un gruppo elettrogeno che noi non andremo assolutamente a toccare. È autonomo dell'Agenzia di Autodifesa all'interno di Monte dei Corvi, all'interno dell'alloggio militare. Noi dobbiamo alimentare la zona periferica della strada, da via Pola a via Colonna, pubblica illuminazione. Da via fino a Colonna, alla scuola frontale. Sono 18 punti luce. Località Monte dei Corvi, ma è là è l'intorno degli alloggi in pratica, dove con la fontana. Adesso però voglio ricordare, visto che stiamo parlando di punti luce, di tutti gli altri 50 punti luce che sono spenti sul territorio comunale, perché ci sono molti, anche qui al centro, ma molti in periferia, tantissimi, che sono spenti. È stata già data l'affidamento alla ditta che provvederà in questi giorni alla sostituzione di tutte le lampadine spente. Allora, posso continuare? Nessuno ha nient'altro da aggiungere? Allora chiedo al Consiglio Comunale di deliberare la volontà di avvalersi della facoltà di gestire questi impianti del territorio comunale da Via Pola a Colle Fontana. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Possiamo passare al punto successivo, all'ordine del giorno. Dichiariamo immediatamente esecutiva questa delibera. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Si dichiara immediatamente esecutiva questa deliberazione. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, accoglimento richiesta realizzazione ditta Rent Line.
Premesso che, prima di passare la parola a chi diciamo vuole illustrare questa cosa, voglio dire solo questo. Premesso che con nota del 25/11/2015 ci richiedeva la ditta Rentline SRL la restituzione delle somme relative all'IVA versate in più sulle fatture base, in quanto le stesse sono state messe con aliquota IVA al 22% anziché 10%. La somma da restituire. Come? La somma da restituire per erronea applicazione dell'IVA ammonta a euro 21.127,98. Di questo appunto chiamo a parlarne il consigliere Pierluigi Bianchi. Sì. Buonasera a tutti. Come già detto il presidente, allora a seguito della nostra richiesta alla ditta Rentline, per l'importo che dobbiamo recuperare, parliamo di 21.127,98 euro, la Rentline ha inviato una nota in cui chiede una rateizzazione 18 rate per il pagamento della cifra predetta. Naturalmente, votando questa delibera, demandiamo poi l'ufficio tecnico per l'acquisizione della polizza fideiussoria per garantirci la garanzia delle somme e se qualora non si riuscisse ad arrivare a un accordo, cioè se l'ente rifiuta la polizza, comunque si procederà per compensazione legale. Quindi sono 18 rate, la prima da questo fine di questo mese che è da 1.237 euro, le restanti 17 di 1.170 euro. Ecco, sì, la parola del sindaco. Sì, solamente per ringraziare il consigliere Bianchi che con il suo attento lavoro ha evidenziato e ha predisposto il recupero dell'IVA non dovuta. Solo un ringraziamento. Allora procediamo alla deliberazione. Posso solo dire così a titolo esaustivo, così perché si era sparsa qualche voce, che solo che la ditta all'Agenzia delle Entrate gli ha fatto lo scorporo. Quindi è vero che la ditta ha beccato il 22, ma è pur vero che la ditta ha dato all'Agenzia delle Entrate il 22%. Questa dimostrazione perché ho sentito qualche voce che la ditta avesse pagato il 22 e restituito il 10 all'Agenzia delle Entrate. Quindi la voce non è uscita da sé, come sarebbe stato ancora più grave. Anche perché se uno poteva immaginare una cosa del genere si faceva tutt'altro, perché avrei immaginato in maniera diversa. Non è uscito da solamente da qui. Assolutamente no, ho detto delle luci fuori, non ho detto luci vostre. Ma è scontato, facciamo chiedo al consiglio comunale. Che fuori mi hanno detto Solo chiedo a Pierluigi, dato che ci ha parlato in notizia, così se la quota. Siamo di poco sotto, purtroppo di poco sotto, perché io avevo timore negli ultimi mesi. Novembre e dicembre 64,7. Chiedo al consiglio comunale di deliberare di accogliere l'istanza di realizzazione di porto della ditta Rentline. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, nessuno astenuto, nessun voto contrario. Chiedo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Tutti favorevoli all'esecutività della delibera. La delibera esecutiva. Siamo al punto successivo all'ordine del giorno. Istituzione senso unico via fiume, determinazioni. Il Consiglio Comunale chiede di istituire il senso unico via fiume, chiede di proporre l'istituzione, scusate, qua il sta scritto approvato, il compito del Consiglio Comunale di proporre l'istituzione di un senso unico in via fiume poi di demandare alla giunta comunale per gli adempimenti conseguenziali. Quindi delibera di proporre, se qualcuno ci ha proposto dire questo proposito. Sì, a questo punto,
ma noi diciamo che io avevo proposto, è una proposta che fa il Consiglio Comunale, la Giunta per la Giunta ha il potere per fare questa cosa, sia questo consiglio quello successivo, per il consiglio. No, Presidente, questo c'era una precisazione però. È vero che la Giunta ha il pieno potere su questa materia, però poiché questo del senso unico in via Fiume faceva parte delle linee programmatiche, era giusto portarlo in Consiglio Comunale. Ci sosteniamo perché non lo riteniamo opportuno di consiglio. La competenza consigliare. Ha detto mi viene opportuno di consiglio, non è competenza del consiglio, ma della giunta. Il consiglio però può proporre, non è che non è competenza, il consiglio lo propone, questo altrimenti sembra che stiamo facendo una cosa che non è di competenza. Il consiglio può proporre. Io ho anticipato. Poi che la giunta lo possa fare autonomamente è un altro. Poi ce lo volete fare andare, qual è il problema? Però la spiegazione all'osservazione era che poiché rientrava nelle linee programmatiche era giusto portare il punto in discussione in continuo. O lo fate di giunta, o lo fate di consiglio, attuate le vostre linee programmatiche, però non è un compito di competenza del consiglio. Chiede al Consiglio Comunale di liberare di proporre soluzioni in senso utile e via fine e di demandare alla Giunta Comunale degli adempimenti di conseguenza. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Qui si deve dare la proposta. Cosa? Consiglio Comunale, punto numero 6 all'ordine del giorno, parcheggi, determinazione. Questa cosa, vista la necessità di migliorare la situazione attuale dei parcheggi sul territorio comunale e in particolare nelle zone centrali del paese, si delibera di proporre una rivisitazione della situazione attuale dei parcheggi nel territorio comunale, in particolare nelle zone centrali del paese. Riteniamo che qua di rivisitare la situazione dei parcheggi perché riteniamo che sia necessario effettuare delle modifiche o integrazioni. Qualcuno? Presto. State parlando di parcheggi. Il parcheggio è programmato dall'amministrazione precedente già a maggio, già aprile, anzi, era stato abbastanza, come mai ancora non ha cominciato i lavori? Sì, cominceranno. La ditta che aveva vinto i lavori era la stessa che stava operando su Piazza del Mercato. Adesso che ha chiuso e completato Piazza del Mercato può iniziare i lavori dall'altra parte, quindi penso che gli uffici si adopereranno già da questi giorni. No, ma già in questi giorni, proprio in questi giorni. Abbiamo fatto la posta proprio questa sera. Poco fa. Iniziamo adesso. Chiedo al Consiglio Comunale di liberare una rivisitazione della situazione attuale dei parcheggi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Perfetto. Anche qua non è necessario la sedività, posso accettare. Passiamo al punto 7 all'ordine del giorno. Adesioni, patto dei sindaci, programmazione energetica. In questo punto chiamo a relazionare il sindaco di Estamista. Sì, l'iniziativa è finalizzata al rispetto dell'ambiente e al risparmio energetico. Il patto dei sindaci per il clima e l'energia verde vede coinvolte migliaia di autorità locali e regionali impegnati su base volontaria
a raggiungere sul proprio territorio gli obiettivi dell'Unione Europea per l'energia e il clima. Quindi i firmatari mirano a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e adottare un approccio integrato per affrontare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Il nuovo patto dei sindaci è stato integrato rispetto a quello precedente e è stato presentato dalla Commissione Europea il 15 ottobre 2015, proprio quindi ad ottobre scorso, con una cerimonia presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. In quella sede sono stati simbolicamente avallati i tre pilastri del patto rafforzato, ovvero mitigazione, adattamento ed energia sicura, sostenibilità, per quindi migliorare per il raggiungimento di questi obiettivi. Le realtà firmatari si impegnano ad agire per raggiungere entro il 2030 l'obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas serra e ad adottare un approccio congiunto all'integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Si impegnano inoltre a elaborare entro 2 anni, questo è un passaggio abbastanza centrale, si impegnano a elaborare entro 2 anni dalla data di adesione del Consiglio locale un piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, PISC, che delinei le principali azioni per le autorità locali, pianificando quindi un po' la strategia energetica del Comune. I firmatari quindi sono accomunati da una visione condivisa per il 2050 e quindi per cercare di per cercare quindi di migliorare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. E poi c'è anche un altro motivo, tra virgolette, più pratico, se vogliamo, poiché questi sono obiettivi anche di portata internazionale, ma c'è un obiettivo pratico che interessa il Comune, cioè l'adesione al patto dei sindaci è fondamentale per avere il quadro del risparmio energetico comunale e inoltre nei bandi regionali, le cui risorse sono attinte dai fondi europei, nelle valutazioni delle domande costituisce fattore preminente l'adesione al patto dei sindaci, poiché consente di avere dei punti in più in fase di graduatoria. Qualcuno c'è? Voglio dire, questa è una cosa sicuramente importante per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda la parte della città, la parte per i luoghi dove l'inquinamento è abbastanza elevato o c'è. Non capisco però quello che nei piccoli paesi o nei paesi così dove non c'è questo problema, no? Poi chi è che deve far fronte a questi 2 anni, bisogna fare una missione, bisogna fare un'indagine di quello che era la situazione atmosferica, quella della CO2, cioè, tutto questo a carico di chi? Rispondo. Perché poi alla fine bisogna fare, bisogna mettere un punto, dire un punto, dare un punto di inizio, dal quale poi iniziare a dire a distanza di tempo che c'è stata o c'è una variazione. Ma l'aspetto fondamentale è il piano energetico, che è fondamentale, perché il piano si fa perché poi è necessario per accedere ai contributi. Per fare il punto della situazione di quel momento, serve, quel momento poi serve per programmare tutte le azioni di risparmio energetico del comune di Fondana Liri, nel nostro caso. E serve un piano a monte che stabilisca e individui non solo, individui anche gli obiettivi primari, perché questo è un piano pluriennale, ma deve individuare i piani di priorità per finalizzato alla situazione risparmiando le emissioni. Le emissioni si producono con l'illuminazione pubblica, esatto, con risparmio energetico, il risparmio che c'è all'interno di una casa comunale. Deve fare il comune ovviamente con dei professionisti, cioè è a carico del comune, il comune si impegna a redigere questo piano per con fondi propri. Come? Con fondi propri.
con fondi propri o attraverso bandi europei, perché comunque sono in uscita bandi specifici sulla, sul risparmio energetico. Ma adesso noi abbiamo partecipato proprio recentemente, un mese fa, al piano di efficientamento per gli edifici pubblici. Noi come comune di Fontanalini potevamo aderire con una struttura, l'abbiamo fatto per le scuole medie. Nella valutazione, cioè nel bando, c'è scritto esplicitamente che chi per i comuni che hanno aderito al patto dei sindaci c'è una via preferenziale, cioè solo per il fatto che hanno aderito al patto dei sindaci prendono punti in più e quindi vuol dire che hanno maggiori possibilità di avere dei finanziamenti. Quindi già questo, siccome nella programmazione 2014-2020 dell'Unione Europea il settore energetico è un settore strategico e ci saranno diversi fondi, è chiaro che il comune di Fontanalini deve mettersi subito al passo per essere pronto a rispondere ai bandi in questo senso. Inizialmente comunque ci saranno dei costi, nella vita si parla degli investimenti, un investimento qua più che costa. Nella nostra azienda facciamo degli investimenti che hanno una finalità. Qua si parla di finalità del risparmio energetico, dove indipendentemente dal fatto che mo si possa accedere a bandi europei, a bandi regionali, a compagnia bella, ma se il comune deve investire qualcosa per ottenere la finalità di un risparmio energetico finale, non mi sembra tutta sta. No, perché può essere che si salta il fatto che c'è la mi sembra che si voglia mettere in discussione il fatto che uno investa qualcosa per un obiettivo finale, quando mi sembra una cosa talmente normale. Stavo solo chiedendo se era dietro una cosa che veniva a fare, sono altri. No, perché è ovvio che come è stata impostata, dottor, non so se vuoi andare più nello specifico e farci capire meglio, però a come è stata impostata è come se tu avessi il comune sta sbagliando ad investire, no. Invece no, io penso tutti quanti devono pensare che è giusto investire per ottenere un risultato finale, ok? Intanto cercando di capire perché un paese come Fontana e tanti altri non c'è il problema della CO2, però hanno capire dove va a finire, hanno problemi che capire poi di fare questo piano. Però hanno problemi perché spendono 170.000 per l'illuminazione, io sono molto quando vanno in giro, non è che capisco il giro 2 che sono molto onesto nel dirlo, però se parla di risparmio energetico, penso che comunque la finalità è una cosa è importantissima, no? Io non so in che modo sinceramente avvenga questo risparmio energetico. Cioè, posso permettere solo una cosa, Presidente, perché altrimenti si rischia di deviare il discorso. Cioè il costo iniziale, cioè c'è una persona che deve fare uno studio, per il piano energetico. E questo ha un costo, ma giustamente è un investimento, perché se quello studio ti permette di risparmiare da 160.000 euro di pubblica illuminazione, ne pagheremo 60.000, dico cifre a caso, quello è un risparmio, quindi è un investimento che facciamo. Cioè, questa è la precisazione che dobbiamo fare. Non c'è sta la polemica, non ho capito dove sta la polemica. Non c'è vera polemica, c'è solamente chi sapere chi faceva il base. La polemica che l'ho opposta era il posto discorso, era che quando dovesse concludere e dire comune paga, sì, lo può fare comune, lo possiamo fare chiunque di noi se vediamo che il risultato finale giustifica l'investimento. Finalizzato a che cosa? Risparmio energetico. I paesi come quello nostro non hanno problemi di CO2. Ma è un problema di CO2. Se quella è una finalità. A noi, qual è la per illuminare tutti i punti luce, guarda quando c'ho due luci. Vorrei soltanto riassumere le ragioni che supportano la nostra adesione, quella che ci dà adesione a parte dei sindaci. Innanzitutto rendere una dichiarazione pubblica di impegno supplementare a favore della riduzione di CO2, creare o rinforzare la dinamica sulla riduzione di CO2 del territorio di appartenenza, condividere con gli altri le competenze sviluppate al territorio, beneficiare dell'approvazione e del sostegno dell'Unione Europea, disporre dei requisiti per ottenere i finanziamenti messi a disposizione dei titolari del patto, pubblicizzare i risultati conseguiti
sul sito web del patto, questo qua. Quindi in base a questo, con l'adesione al patto, l'ente si impegna a sviluppare un inventario base alle missioni e redigere un piano di azione per l'energia sostenibile, PAES, in cui sono delineate le azioni principali, ridurre le emissioni CO2 almeno il 20% entro il 2020, presentare i rapporti di monitoraggio e implementazione con competenza ambientale, organizzare le giornate dell'energia per il coinvolgimento della sensibilizzazione locale, partecipare e contribuire alla conferenza annuale dei sindaci di UE. Per questo chiedo al Consiglio Comunale di deliberare, di condividere e approvare la proposta formulata dalla Commissione Europea, fatta dei sindaci, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nelle città le emissioni di CO2 attraverso l'attuazione di un piano comunale di azione per l'energia sostenibile e di dare mandato al sindaco di aderire alla suddetta Covenant of Measures mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda, di impegnarsi alla predisposizione e all'adozione di un anno dall'adesione formale al patto dei sindaci del piano di azione per l'energia sostenibile e di dichiarare con separato orario di votazione la presente situazione è meramente esecutiva. Quindi intanto chiediamo di alla disposizione comunale di liberare la condivisione e approvare la proposta del patto dei sindaci. Chi è favorevole? Favorevole? Nessuno, il contrario, quindi non viene andare a nel senso di chiedere chiediamo adesso l'immediata esecutività. Chi è favorevole dare immediata esecutività alla delibera? Chi è favorevole? Nessun contrario, nessuna assenza. Passiamo al punto successivo, all'ordine del giorno. Punto 8, relazione commissione straordinaria di indagine per il virus informatico. Come già abbiamo parlato l'altra volta, nel Consiglio Comunale c'è stata in questo comune la vicenda del virus informatico che ha paralizzato l'attività amministrativa del nostro ente da giovedì 7 gennaio al 13 gennaio. La volta scorsa il Consiglio Comunale fu chiamato a nominare una commissione di indagine che ha operato e che ha dato, alla fine si è riunita e ha compilato un verbale. Io direi che è possibile leggere questo verbale, chiedo al sindaco di dare lettura del verbale approvato dalla commissione di indagine interna. Sì, la commissione composta oltre che dal sottoscritto, da Piero Landini e da Luigi Bianchi, si è riunita il 16 di gennaio e alla presenza anche dei consiglieri comunali Barbara Battista, Sergio Broia, Gianfranco Rauso e con dei dipendenti comunali, ha accertato che il problema è stato causato da un virus fraudolento inviato all'ente da ignoti, noto come CryptoLocker. È un virus altamente distruttivo che entra nel sistema informatico in maniera ingannevole. Nel nostro caso è arrivato dal mittente pagamento @equitalia.it con oggetto avviso di pagamento numero 00378090055 ed un allegato. La mail è stata aperta da un dipendente che una volta cliccata sulla mail, poiché non riusciva ad aprire l'allegato, si è recato presso un altro ufficio e poi è stata aperta da due uffici, quindi questa mail, e nella tarda mattinata intorno alle ore 12:30 nel verbale agli atti dei consiglieri sono anche presenti i nomi dei dipendenti che non faccio per motivi di privacy. Nella tarda mattinata intorno alle ore 12:30 si riscontrava il blocco totale del sistema informatico del comune e la criptazione di tutta la banca dati, in particolare degli uffici di protocollo, anagrafe, ragioneria, tributi, polizia locale. Da premettere che il sistema di protezione dell'ente prevedeva un backup automatico su ben due dischi rigidi collegati al server, ma che in quanto collegati in rete risultavano entrambi criptati ed inutilizzabili. Anche sulla base delle dichiarazioni dei tecnici informatici interessati, la Commissione tiene a porre in evidenza che tale virus è di ultima generazione ed è in grado di superare i normali sistemi di protezione antivirus ed attaccare i sistemi di protezione dei dati.
A seguito delle difficoltà lavorative rilevate, i dipendenti si attivavano per chiamare i tecnici informatici di riferimento del comune e informavano il sindaco dell'accaduto. Tutti i tecnici informatici hanno concordato che si trattava del virus fraudolento posto in essere da ignoti, noto alle forze dell'ordine come CryptoLocker. Pertanto il sindaco nella giornata dell'8 gennaio si recava presso la polizia postale per denunciare quanto accaduto e integrava l'ordine del giorno del Consiglio Comunale con l'istituzione della commissione straordinaria. Nei giorni seguenti, nonostante i quattro tecnici chiamati, gli uffici del comune continuavano ad essere completamente bloccati. Si stava creando la paralisi amministrativa dell'ente con il blocco dei servizi ai cittadini con gravi conseguenze anche sull'incolumità pubblica. Le banche dati risultavano criptate e compromesse. L'ultimo tecnico incaricato, Michele Angeletti di Roma, specializzato proprio nel virus CryptoLocker, ha affermato, e lo evidenzierà in un'apposita relazione, che non è possibile ripristinare le normali attività informatiche dell'ente nemmeno con le cosiddette attività forensi, ma l'unica strada percorribile era quella di pagare il riscatto per avere la chiave di decriptazione. Su tale opinione hanno concordato tutti gli altri tecnici risentiti telefonicamente. Tutti i dipendenti comunali erano costantemente informati dai responsabili dei servizi sulle gravi difficoltà che tale virus aveva arrecato alla gestione dei dati dell'ente e quindi sul probabile blocco di tutta l'attività burocratica amministrativa. Erano informati sul fatto che l'amministrazione comunale non poteva agire tramite atti ufficiali vista la particolare situazione, poiché avrebbe prima dovuto essere autorizzata dagli enti preposti. I dipendenti comunali, preoccupati per l'accaduto ed attivandosi per trovare una soluzione al problema, hanno avuto modo di accertarsi anche tramite internet che in diversi enti comunali il medesimo problema era stato affrontato con una colletta tra i dipendenti comunali per raccogliere le somme necessarie per il pagamento della somma richiesta dai pirati informatici. Gli stessi dipendenti quindi decidevano di riunirsi in maniera straordinaria, avanzare una colletta per procedere al pagamento tramite Bitcoin in breve tempo per evitare che gli hacker cancellassero con il passare dei giorni tutte le banche dati dell'ente arrecando un danno incalcolabile. Di tale decisione nella serata di lunedì sono stati messi al corrente le autorità competenti ed il sindaco e l'amministrazione comunale che hanno proceduto alla denuncia alla Procura della Repubblica, alla Guardia di Finanza e alla Prefettura. Alla data odierna del 16 di gennaio, allora quando è stata fatta la commissione, si conferma il ripristino del corretto funzionamento del sistema informatico. Le banche dati dell'ente sono consultabili ed è ripresa la normale attività amministrativa. Il presente verbale è stato inviato alla Procura della Repubblica, alla Guardia di Finanza ed alla Prefettura. E alla Polizia Postale. Pertanto ecco, chiedo al Consiglio Comunale di deliberare la presa d'atto dell'allegato verbale redatto dalla Commissione Straordinaria di Indagine per la diffusione del virus informatico. Chi è favorevole? Questa è una presa d'atto. Tutti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto. Chiediamo che questa delibera sia resa immediatamente esecutiva. Chi è favorevole? Nessuno contrario, nessuno astenuto. Passa a questo punto al successivo punto all'ordine del giorno. Individuazione area wilderness. Consiglio comunale, chiediamo al Consiglio comunale di vista l'importanza mondiale, la protezione dei pochi luoghi rimasti, di esaminato e di chiedere che venga designata l'area wilderness, la zona di livello ambientale nella gola del rio Arimucci e nella fossa del Monte. Parla Pierluigi Bianchi, delegato della Lega. Sì, allora, inizio con tradurre il termine wilderness, si pronuncia così, pensavo che era un errore, invece si pronuncia wilderness, che è area naturale selvaggia o ambiente naturale privo di opere e manufatti antropici. Quindi il comune ha individuato nel proprio territorio le aree wilderness, rispondendo alle sollecitazioni dell'Associazione Italiana per la Wilderness, associazione nazionale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con decreto 28 dicembre 2004, il Comune di Fontanarie ha individuato le due zone della gola del rio Arimucci e della fossa del Monte come zone wilderness, ovvero di tutela selvatica ambientale.
L'associazione nata in America dall'ispirazione dell'architetto Kacker, che diceva c'è un posto ben preciso in ogni tipo di paesaggio dove le strutture dell'uomo dovrebbero essere fermate, è riconosciuto dal presidente USA Lyndon Johnson, punta ad operare in difesa delle ultime aree naturali selvagge rimaste nel nostro paese, garantendo in esse un equilibrato utilizzo delle risorse naturali rinnovabili ed una fruizione compatibile. Ciò attraverso una politica conservazionista basata sull'autonomia decisionale di tutelarle da parte degli enti direttamente gestori e o proprietari. Il comune di Fontanarivi si è impegnato nelle due zone suddette, Viale Mucci e Fossa del Monte, a congelare il territorio delimitato come area wilderness, nel senso di non realizzarvi più strade o altre opere di natura urbanistica. È comunque assicurato il totale rispetto dei diritti sui suoli pubblici e sulle eventuali proprietà private, degli usi civici e o tradizionali, da sempre praticati dalla cittadinanza per lo sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili, taglio dei boschi, pascolo, caccia, raccolta dei funghi e ad altri eventuali usi e utilizzi. Allora, le zone oggetto, quindi, che andiamo a tutelare è per il versante laghetto del Monte Cese, zona già coperta da vincolo paesaggistico, così come le gole del Viale Mucci, dal ponte del bivio della strada della Madonna di Loreto fino ai confini con Santo Padre. Una superficie di 75 ettari le gole e 28 del Monte Cese, 28 ettari, sì. Di queste 75 ettari, 35 ettari sono demaniali comunali, mentre le Monte Cese, tutte 28 ettari sono del demanio comunale. Se avete delle domande? No. Queste due aree, no? La vostra mondo è contratto per la riorganizzazione. Non c'è bisogno mica di mettere sotto questo vincolo. Infatti questo è un non vedo la capacità. Questo si può dire, ecco, se non so se hai avuto modo di controllare gli altri. È un detto quello lì. Allora. L'area wilderness di designazione comunale rappresenta l'unica forma di area protetta rispettosa dell'autonomia locale e del diritto delle collettività locali di gestirsi il proprio patrimonio ambientale. A differenza di altre tipologie di aree protette, come possono essere i parchi, il comune passa in secondo piano, cioè predisponendo noi, individuando noi queste aree tramite l'associazione, praticamente rimaniamo noi. Abbiamo noi diritto e proprietà sulle zone, perché può arrivare e noi non possiamo decidere. Si vuole creare un parco, noi perdiamo qualsiasi titolo sul anche se il terreno ulteriore comunale, noi perdiamo qualsiasi titolo. Per di più, questo a livello turistico, perché poi comunque i passaggi successivi è creare anche una cartellonistica, creare percorsi, sempre però mantenendo la situazione così come sta, perché proprio loro richiedono il congelamento della situazione attuale. Non ci deve essere nessun intervento a livello strutturale dell'uomo, quindi comunque è un qualcosa. Questo a spese, se si muoiono di soldi, qua non si paga niente, qua noi il comune non tira fuori una lira. È un modo anche per pubblicizzarlo, perché ci stanno molte zone che hanno goduto di questo riconoscimento anche vicino noi, tipo le golle del MELF. C'è il versante dei Monti Ernici, ci sono molte zone anche qua intorno che hanno questo riconoscimento, quindi chi è interessato, chi piace comunque questa tipologia di paesaggio, può essere un motivo in più per far venire anche a livello turistico. Quindi, e noi non abbiamo nessun vincolo, qualora potessero subentrare successivamente delle situazioni in cui il comune non può fare in modo di dover modificare il territorio, possiamo in qualsiasi momento con un'altra delibera sciogliere questo vincolo, quindi comunque è scelta nostra. Però dobbiamo garantire all'associazione che noi preserviamo. Io ritorno sul fatto che sia il contratto sia quest'altro tra la nostra e la vostra sono dei
e uomini, che non c'è bisogno che qua sotto questa associazione perché domani possa, o anche oggi, diventare un posto di attrazione. È un riconoscimento ulteriore da un'associazione che è anche nazionale e internazionale, perché nasce in America, non è anche che, perché cioè, sia strade o accessi sono intersezionalista, no? Infatti loro quello hanno individuato la zona proprio per cui morivano, hanno fatto uno studio accurato. Io credo che su due lati scoscesi che vanno a finire in un rio o di una collina molto pendio possa determinare qualcosa domani. Infatti è meglio. Sì, va, quindi non essendoci ripercussioni anche sul cittadino, però, è una cosa in più. Però qui ci sono scritti anche dei vincoli che potrebbero domani anche essere molto potrebbero determinare quello che tu hai detto prima, una modifica, non una modifica, come per esempio quella della dove dice che nessun consiglio comunale possa e debba deliberare. No. Dice è auspicabile, cioè è detto dopo, è auspicabile, è auspicio è che loro come associazione auspicano che mai nessun consiglio comunale anche successivo a noi lo tolga, perché l'obiettivo loro è che permanga, quindi auspicano che professor auspicare leggiamo, augurarsi un auspicio e un augurio consiglio. Se è soltanto un auspicio, non c'è bisogno di scrivere posso dire. Allora si dice di auspicare infine che per il futuro questo consiglio comunale agisca contrariamente. Allora, nel momento in cui si vuole andiamo a togliere dall'articolo 19 possa o debba deliberare e diciamo nessun consiglio comunale agisca contrariamente alla presente deliberazione. Io penso che sia anche meglio così. Professore, è professore. Infatti l'ho passato la parola. La proposta del consigliere. Ringrazio e togliere da aspetta, ci posso un attimo dire un'altra cosa, perché cioè questo è uno studio che ci ha fatto un ente, un'associazione, che uno leggendolo deve essere anche fiero, perché qua si parla. No, per quello dico, però tu dici no, la fa passare così come una cosa tanto azzardiva. Dice, queste sono dei luoghi dove il piano regolatore non ce la puoi fare e non si può fare niente. Il pittore regionale, la stessa cosa, ti dice di dare vincoli. Ci sono vincoli paesaggistici, adesso c'è bisogno di questa cosa. Non è che c'è bisogno, ma non c'è bisogno. Cioè, è una tutela maggiore e può essere un ritorno anche a livello turistico per il comune. Perché c'è alle spalle un qualcosa. Ho capito, però con l'associazione c'è una risonanza diversa. Allora chiedo all'approvazione al Consiglio Comunale di approvare l'area Wilders così come scritta, però con la modifica dell'articolo 19 come abbiamo detto, cioè togliere posso, debba, deliberare e si mette il Consiglio Comunale agisca contrariamente alla deliberazione. Togliamo questo punto e passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto. Anche qua c'è l'immediata esecutività. Sì, chiediamo l'immediata esecutività della deliberazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto. Approvata la delibera, è immediatamente eseguita. Passiamo poi al numero punto 10 all'ordine del giorno. Documento politico di Centa Acea Ato 5 SPA. Anche su questo punto chiedo che venga relazionato dal sindaco direttamente. Rispetto al documento che abbiamo già approvato la volta scorsa, poiché successivamente la consulta d'ambito si è espressa
per successivamente al nostro documento e ai documenti di altri comuni ci sono stati due episodi e per questo è stato aggiornato il documento e riportato in consiglio, poiché intanto c'è stata una vicenda che ACEA arbitrariamente punta all'accorpamento tra ACEA ATO 5 e ACEA ATO 2, ATO 2 sarebbe quella di Roma, quindi accorpare la provincia di Frosinone e la provincia di Roma con ACEA. In questo modo forse ACEA pensava di superare il problema che si stava ponendo da tanti comuni che cercavano la rescissione contrattuale. Il documento è aggiornato alla relazione della consulta d'ambito che sia esprime il voto contrario a questa ipotesi di accorpamento ACEA ATO 5 ACEA ATO 2 e sia di richiedere la rescissione contrattuale da ACEA previa verifica legale e previa la relazione della STO che da quello che mi è stato detto proprio in questi giorni è stata prodotta alla consulta d'ambito e che nella prossima conferenza dei sindaci convocata per fine febbraio si dovrà portare in consiglio. In pratica il consiglio comunale, approvando questo documento, approva il documento, ne condivide i contenuti e soprattutto delega il sindaco all'assemblea dei sindaci. È un documento questo rafforzativo, cioè per essere, se vogliamo, per andare nello specifico, voglio dire, delega il sindaco a votare secondo questi contenuti all'assemblea dei sindaci, quindi per la rescissione contrattuale di ACEA dopo il parere legale e dopo la relazione della STO che dovrebbe esserci alla prossima conferenza dei sindaci del 28 febbraio che è stata convocata, e di votare contro l'accorpamento ACEA ATO 2 ACEA ATO 5. La questione dell'aumento del 9% che già dalla prossima bolletta gli utenti cominceranno a pagare, di questa cosa non se ne parla. I sindaci, anche questo dovrebbero, secondo me, e da quello che ho sentito, dovrebbero andare a contestare, perché dalla prossima ci sarà un aumento del 9%. Il documento verte principalmente, lo racchiudo negli atti, c'è allora le cose sostanziali sono i soldi, le criticità del gestore, cioè ACEA ha molte lacune, quindi criticità del gestore, piano degli investimenti non rispettato e quindi formalizzazione degli inadempienti del gestore tramite la STO, appunto il documento a cui si faceva riferimento, la risoluzione contrattuale, sì all'escussione del deposito cauzionale a fronte del mancato pagamento degli oneri concessori, poiché non, anche noi siamo creditori verso ACEA, dobbiamo ancora fare il calcolo di quanto ACEA ci deve al comune di Fontanaliri e non versa per gli oneri concessori, Fontanaliri così come anche altri comuni, non siamo gli unici, mentre invece specificatamente alla vicenda dell'aumento, quello fa parte delle tra virgolette della gestione arbitraria che sta avendo nel 28 sono chiamati assolutamente a votare su questa cosa degli aumenti anche e quindi il comune di Fontanaliri che cosa farà? Vota contro le proposte ACEA e quindi contro gli aumenti, cioè questo documento è in contrasto con quello proposto da ACEA.
Ma questo lo voglio precisare, perché il comune di Fontanalivi si sta battendo insieme con altri comuni, credo. No, nel senso che Ceccano sta facendo una battaglia, tra virgolette, è anche antipatico magari dover fare delle precisazioni di questo tipo, però sta facendo una battaglia un po' più demagogica, cioè poiché non c'è l'adeguata protezione legale di quello che si sta facendo. Perché non si può chiedere contro ACEA la rescissione contrattuale senza il parere legale, cioè ACEA già ha vinto una battaglia contro i comuni, l'ha già vinta, quindi ripetere solo perché è indubbio che ci si è mossi tardi, è indubbio che negli ultimi 4-5 anni le varie conferenze dei sindaci, siamo tutti d'accordo, come abbiamo già detto la volta scorsa e abbiamo concordato su questo, che si sta partendo forse in ritardo, però non si può partire senza la protezione adeguata, con il parere legale e il parere della STO. Sono due aspetti fondamentali che in questo documento sono stati richiesti, in modo che alla conferenza dei sindaci si può andare con tutte le tutele del caso, anche a intraprendere una battaglia contro ACEA, perché andare a fare una battaglia contro ACEA in maniera tra virgolette sconsiderata non conviene a nessuno, perché si apre un contenzioso che poi alla lunga si perderà. Mi auguro che i sindaci non facciano mancare il numero legale, così come è successo tante volte, e all'ultimo gli avvocati si sono già espressi in assemblea, quindi già c'è stato, gli avvocati che sono venuti hanno detto che ci si faceva male a fare una decisione, quindi non è che ogni volta bisogna dire sempre le stesse cose, così come la segreteria tecnica organizzativa in questi 10 anni si è espressa nel dare colpa ai comuni per certe cose e colpa alla CEA, ma quello che conta soprattutto è che ci sia il numero legale, perché non se ne farà niente un'altra volta, perché per ben 10 anni il centro-sinistra ha fatto mancare il numero legale per andare a fondo con la questione CEA. Io però penso che il numero si raggiunga poiché i consigli comunali che si stanno esprimendo in questi giorni, negli ultimi tempi, sono molti sono di centrosinistra, se si vuole mettere sotto questo aspetto, e la consulta d'ambito che ha redatto questo piano e che ha già dato mandato alla conferenza e ha convocato già la conferenza dei sindaci, cioè in raccordo con il presidente della provincia, lì la maggioranza è del centro-sinistra, cioè su dei 5, 4 sono del centro-sinistra e si sono già espressi contro. Ma deve essere ratificato dall'assemblea. È ovvio, però ripeto, siccome i consigli comunali che si stanno esprimendo sono tutti contrari, io immagino che il numero ci sarà, insomma. Va bene, allora il consiglio comunale, se non ci sono altri interventi, chiediamo al consiglio comunale, considerato che da anni si registrano carenze d'acqua, perdite di servizi e che la popolazione è costretta a subire, nonostante così come è riconosciuto dall'Assemblea delle Nazioni Unite, che l'acqua potabile è un diritto fondamentale, essenziale per il pieno godimento del diritto alla vita di tutti gli dell'uomo, considerato che è stato disposto un documento politico alla CEA 5, chiedo al consigliere comunale di deliberare di approvare il documento politico inerente alla CEA 5 SPA e di dare mandare al sindaco per l'inoltro della presente agli organi interessati. Chi è favorevole? Non c'è bisogno della controprova, tutti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto. Chiedo al consigliere comunale di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguita. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, nessuno contrario, la deliberazione è immediatamente eseguita. Adesso dobbiamo passare ai successivi punti all'ordine del giorno, sono 11, 12 e 13, che riguardano in particolare dei regolamenti comunali che riguardano i rapporti con le tutele degli animali e in particolare dei cani. E abbiamo ritenuto opportuno proporre di portare al Consiglio Comunale 3 regolamenti. Il primo di essi
è un regolamento che riguarda il rapporto uomo-animale e la tutela dell'animale, in quanto, considerando che il Comune di Fontanelli non dispone di un regolamento per la tutela degli animali e comunque di un provvedimento unico che includa le norme che abbiano lo scopo di promuovere il benessere degli animali, in particolare dei cani, che qui nel nostro paese, chiede l'approvazione di questo regolamento, di cui ci illustra il consigliere Lauso Gianfranco. Buonasera a tutti. Nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla legge e dal proprio statuto, il Comune promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente. Per stilare questo regolamento abbiamo preso spunto da alcuni comuni, Firenze, Pavia, Follonica. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolte alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. Nello specifico, il regolamento individua i comportamenti corretti tra uomo e cane, ma successivamente, qualora l'amministrazione dovesse ritenerlo opportuno, potrà ampliarlo anche ad altre specie animali. Entrando nello specifico del regolamento, oltre agli articoli sulle buone norme comportamentali e al divieto della detenzione a catena, vi sono degli articoli specifici per l'accesso dei cani negli esercizi e negli spazi pubblici. È obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio e, ove sia previsto, anche di apposita museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Inoltre, gli accompagnatori dovranno essere sempre puniti di paletta per la raccolta degli escrementi. Per quanto riguarda il lago Solfatara, è vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, che saranno delimitate e segnalate con appositi cartelli. A questo proposito è molto chiaro l'articolo 6, obbligo di raccolta degli escrementi. Naturalmente sono previste delle sanzioni a norma di legge, con ammende da euro 25 a euro 50. Qualcuno ha chiesto via Battista? Vuole... Sì, io non ricordo male. Quando si fanno i regolamenti comunali si convocano le commissioni consigliari. O sbaglio, segretario? Sì. La commissione non è stata convocata. Pensi che l'opposizione possa essere di supporto per dire qualche cosa? Cioè, certo, non mi sembra che commissione sarebbe questa? Commissione ambiente. Che commissione? No, per stare ambiente. Che ambiente? Penso che. Comunque, né io né lui sono stato convocato, quindi... No, no, la commissione non è stata convocata, non è che non siete stati convocati... E l'abbiamo fatta il nostro arbitro, non è stata proprio convocata, fermo restando siamo disposti a raccogliere qualsiasi suggerimento. Sto dicendo che una cosa così, andavo a convocare, ho visto che vi siete ispirati a quello di Formonica, ci avete lasciato pure... È stato un refuso, abbiamo naturalmente cercato di adattare alla realtà del nostro paese. Sì, però, prendendo no, ti dico questo qua, perché non tutte le regioni hanno le stesse mansioni, sono formate oggi con un proprio esperto, okay. Quindi quello che magari viene scritto qua non è catalogato nella regione Lazio, e quindi è tutti due che si scrivono le cose che poi non sono confonde a quello regionale, quindi stiamo scrivendo le cose per un'altra regione. Assolutamente c'è qualcosa. No, questo qui assolutamente, nelle norme però che sono previste, sono di norme assolutamente sì, generali. Ma non